Buonasera, mezzanotte e 51 minuti, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Partiamo con la politica e con il Premier Gentiloni che ha annunciato la sua candidatura alla Camera nel collegio di Roma 1 e l'accordo raggiunto con Più Europa di Emma Bonino, alleato nella coalizione di centrosinistra. Berlusconi intanto definisce i 5 Stelle una setta che, mentre il Movimento ribadisce il no a qualsiasi tipo di alleanza. Fine settimana intenso per i partiti e movimenti che si preparano alla campagna elettorale. Per il PD è ufficiale la candidatura del Premier Gentiloni nel collegio uninominale di Roma 1 e l'apparentamento con la lista Più Europa di Emma Bonino. Intanto il segretario Renzi a Milano riunisce gli europarlamentari Dem e rilancia la fede europeista del suo partito. Il 4 marzo, spiega, sarà scelta tra chi crede nell'Europa e chi nella Padania o nelle scie chimiche. E poi annuncia, rispetteremo il limite del 3% per il deficit e diremo basta alle politiche dell'austerity. E sempre a Milano per il centrodestra, nel corso di una manifestazione del movimento animalista di Brambilla, Silvio Berlusconi dice, sono ancora qui come nel 94, allora contro i comunisti, oggi contro la setta dei 5 Stelle. Poi spiega che negli ultimi 20 anni ha subito 5 colpi di Stato che gli hanno impedito di governare, fino a decretarne l'incandidabilità. E aggiunge i punti più importanti del suo programma elettorale, reddito di dignità, pensioni alle mamme, flat tax, toni duri su migranti ed Europa e chiede l'espulsione di tutti gli irregolari, la fine dell'austerità e del bail-in. Il Movimento 5 Stelle invece, con un comunicato a firma congiunta di Maio Grillo, nega che tra i due ci sia dissenso sugli scenari del dopovoto. La linea è solo una, niente accordi, niente alleanze, come sempre abbiamo detto la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, faremo un appello pubblico a tutti i gruppi e chiederemo di dare un governo a questo paese sui temi, non spartizione di poltrone o di potere, ma soluzioni concrete ai problemi dell'Italia. E domani da Pescara i 5 Stelle annunceranno i loro candidati parlamentari plurinominali. Quattro uomini armati hanno assaltato l'hotel Intercontinental di Kabul. Un kamikaze si è fatto esplodere all'entrata, consentendo ad almeno quattro uomini armati di irrompere nell'edificio e iniziare a sparare sugli ospiti e a prendere ostaggi. L'attacco è stato sferrato alle 21 ora locale dalle cucine dove i terroristi si sono fatti largo per poi sparare all'impazzata sui clienti all'interno dell'edificio. L'Intercontinental Hotel di Kabul, ritrovo di stranieri dove spesso si organizzano incontri internazionali come la conferenza sugli investimenti cinesi di questa mattina. Diversi sono i morti oltre ai feriti, anche se l'incerto bilancio è destinato a salire. Alcuni dei carnefici, afferma la polizia, sono stati uccisi, ma altri ancora in vita potrebbero avere catturato degli ostaggi all'interno del palazzo che in parte è in fiamme. Testimoni inoltre raccontano di aver visto persone gettate dalle finestre dal terzo e dal quarto piano al grido di Allah Akbar, nonostante l'immediato intervento delle forze speciali che si sono calate dagli elicotteri sul tetto. La matrice, nonostante per il momento non ci siano state rivendicazioni, appare con ogni probabilità riconducibile al fondamentalismo islamico. ISIS, o nello specifico Rete Haqqani, un movimento radicale collegato con i talebani del sedicente Emirato Islamico dell'Afghanistan. L'Intercontinental, lussuoso albergo, era già stato preso di mira nel 2011 quando morirono 20 persone. Giovedì scorso il Dipartimento di Stato americano aveva diramato un'allerta su possibili imminenti attentati contro gli alberghi di Kabul. Donald Trump non festeggerà questa sera, come previsto, il primo anno della sua presidenza nel suo resort in Florida. Il presidente degli Stati Uniti non lascerà infatti Washington nello studio ovale della Casa Bianca per tentare di superare la crisi dello shutdown, ossia il blocco delle attività governative non essenziali iniziato alla mezzanotte americana. Anche se al momento appaiono remote le possibilità di raggiungere un accordo fra democratici e repubblicani e fra Senato e Casa Bianca per revocare la procedura scattata dopo la bocciatura del provvedimento per finanziare il governo federale. I senatori americani sono tornati in aula oggi improntando colloqui, risultati comunque difficili per il momento, inconcludenti. La sfida per noi è essere artefici e profeti di comunità, perché nessuno si salva da solo. È questo il monito di Papa Francesco nell'incontro con il clero avvenuto a Trujillo in Perù. E prima di riprendere l'aereo per il rientro a Lima ha detto che bisogna sradicare la piaga del femminicidio, che prospera anche sul silenzio, in cui sono tenute tante situazioni di violenza sulle donne. Servono una legislazione specifica, ma anche una cultura di ripudio
contro ogni forma di violenza. A conclusione della visita a Trujillo, terza tappa del suo viaggio apostolico in Perù che si conclude domani, Papa Francesco mette il dito quindi su un tasto dolente che certo non riguarda solo il contesto locale. Per lo sport ci piace iniziare a parlare di Carolina Kostner, la nostra pattinatrice che agli europei di Mosca ha vinto la medaglia di bronzo, la sua 11ª continentale consecutiva in 14 partecipazioni complessive. Una bellissima carriera che ha anche conosciuto momenti difficili come quello legato alla squalifica di 2 anni per aver coperto l'allora fidanzato Alex Schwarzer, il marciatore azzurro trovato positivo ai controlli antidoping. Carolina è stata protagonista di una prova costellata di diversi errori, ma è riuscita comunque nella sua splendida mise verde pisello a lasciare un segno tangibile della sua immagine di campionessa assoluta, insomma uno spot vivente per il pattinaggio artistico. E ora è ora il campionato di calcio che torna domani dopo 2 settimane di sosta. Capiremo quali club hanno meglio assorbito lo stop e chi ha speso meglio, ha approfittato del calciomercato. Meglio il Napoli capo classifica, che in procinto di recuperare pedine importanti come Gulam e Milik è comunque attivissimo sul mercato nonostante il no di Verdi, o la Juve a carte copertissime. Di certo domani è Sarri che rischia di più contro un Atalanta che l'ha battuto in 3 delle ultime 4 occasioni, mentre i bianconeri di lunedì giocheranno in casa contro il Genoa, penultimo in A per gol segnati in trasferta. Emblematico il big match di domani a San Siro. Su Inter e Roma, entrambe in crisi sotto le feste, il fattore mercato potrebbe avere effetti opposti. I nerazzurri tra i club più attivi, Lisandro Lopez già in panchina, Rafinha in tribuna, sperano nello scatto in avanti sospinti dal grande ex Spalletti, mentre in casa Roma, dove due tra Dzeko, Nainggolan ed Emerson partiranno, il direttore sportivo Monchi deve fare da pompiere su un incendio che oscura il lato puramente tecnico-tattico della sfida. Voglio essere chiaro. Una volta per tutte, la Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e soprattutto non vuole ridimensionare la rosa. In mezzo c'è la Lazio che domani contro il Tabù Chievo, 3 sole vittorie in 15 incontri all'Olimpico, cercherà di capitalizzare un innesto importante. Cáceres in panchina, arrivato senza sacrificare i gioiellini De Vrij e Milinkovic-Savic. A sperare di ripartire laddove si era arrivati è Gattuso, che in assenza di rinforzi non può correre il rischio di trovare spento il fuoco faticosamente riattizzato nel suo Milan. Mentre guardando in fondo alla classifica, dove ci sono le 4 squadre che più hanno comprato finora, Spal, Crotone, Verona e Benevento, si potrà forse capire se il mercato, come il potere, logora soprattutto chi non ce l'ha. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.